Ben ritrovati allo show più democratico di YouTube e di Italia. Io sono Nicolò di Chef in Camicia e oggi mi rivolgo a voi, bevitori della notte, nottambuli, localari, tutti voi che vagate su YouTube a cercare un rimedio contro l'hangover. Ve lo voglio dare io oggi. Gnocchi quattro formaggi. Lo sapevate infatti che i formaggi vi ricreano quella patina nello stomaco che tanto vi fa penare nelle giornate di hangover? Per cui padelle, mestoli e formaggi. E partiamo con la ricetta. Gnocchi e quattro formaggi sono gorgonzola, taleggio, un formaggio tipo fontina, scegliete quale, voi quale vi piace di più, e il parmigiano reggiano. Abbiamo una bella panna fresca, la mettiamo in un pentolino a sciogliere. Se mi prendesse l'induzione sarebbe meraviglioso. Allora, facciamo così. Mettiamo tutti i formaggi a freddo. Taleggio. Prendiamo una fettina di taleggio. Togliamo la crosta. Perfetto. Un pezzettino così. Saranno 50 grammi? Sì, 50 grammi. Saranno 20 grammi. Poi abbiamo il gorgonzola, che ovviamente è il protagonista della ricetta, perché è il formaggio più saporito, è quello più caratterizzante. Questo qua è inutile dirvi che è una bomba, è anche il mio formaggio preferito. Potrei vivere di pane e gorgonzola con il miele. Sono della scuola di pensiero che i formaggi si mangiano col miele e soprattutto il gorgonzola. Per cui cucchiaio e ne prendiamo così. Una bella, anche qua, 50, 60, 70, 80 grammi. Non lesinate, dipende da quanto è forte il vostro hangover, ovviamente. Qua. Questo formaggio che è saporitissimo, una sorta di fontina. Questo è svizzero, ce l'ho andato in questo negozio di formaggi dove andiamo di solito e ce l'ha fatto assaggiare ed era veramente veramente buonissimo. Ok, lo spezzettiamo a mano, il parmigiano lo mettiamo alla fine, questo lo mettiamo subito sui fornelli. Ci riproviamo? Riproviamo sul fornelletto qua, vediamo se funziona. Non siamo fortunati, non c'è problema. Abbiamo quattro fuochi, allora lo mettiamo qua. Ora, cosa ci serve per la fonduta? Prendiamo una frusta, possibilmente non di metallo, perché questa qua al fondante aderente andiamo un pochino a grattarlo, questa qua è in plastica e non fa problemi, e con calma, a fiamma molto bassa, perché altrimenti rischiamo di stracciare i formaggi, andiamo a mescolare in modo che tutto si sciolga. Devo dire che sono sempre stato un grandissimo appassionato di questa ricetta. Fin da piccolo gli gnocchi e quattro formaggi, e non bevevo da piccolo, lo giuro, sono sempre stato una delle mie ricette preferite. Usavo un piccolo trucco io in realtà, perché non ero molto bravo ad usare la forza dei fornelli e tutto. Alla fine, quando facevo la fonduta, visto che diventava un po' grumoso, piuttosto che la frullavo e diventava bella omogenea. Ora ho capito che in realtà il trucco principale è il fuoco. Tieni il fuoco basso e non sbagli mai. Abbiamo qua gli gnocchi, non li abbiamo fatti noi, li abbiamo comprati, però siamo andati in un panificio a comprarli, molto buoni. Gnocchi rigati, classici, se volete farli voi sono molto semplici. Li buttiamo, acqua che bolle, ok, li saliamo leggermente, ok. Considerate che il tempo di cottura degli gnocchi è quando vengono a galla, per cui 2-3 minuti massimo. Ma davvero dovremmo essere già più o meno in linea con la fonduta. Come vi dicevo, qua a fiamma bassa stiamo cuocendo i formaggi, sono quasi sciolti, la panna possibilmente non deve mai raggiungere il bollore, bisogna cuocere la fiamma dolce, tanto che qua la fondutina si scioglie. Vi do il mio consiglio personale, una cosa un po' inconsueta. Io, quando faccio questa ricetta, la finisco sempre con della paprika. Sembra una cosa esotica che non c'entra niente, ma dovete assaggiare la paprika con la fonduta dei formaggi. Ve lo giuro, è una bomba. È una ricetta poi anche molto comoda per l'hangover, no? Perché uno quando è in hangover non ha voglia di fare niente. Per cui prendere quattro pezzi di formaggio, scioglierli, se non avete la panna potete usare il latte, gli gnocchi cuociono in 3 minuti, per cui una ricetta super. Qua magari poi tagliamo un po'. Non so più che cazzo dire. Eccoci qua ragazzi, ci siamo. Guardate qua. Guardate la fondutina che bella. Liscissima. Sono solo le muffettine del gorgonzola che però ci piacciono, per cui le teniamo. Non la frulliamo assolutamente, la teniamo così. Scoliamo gli gnocchi e sono subito da voi. Ok, gli gnocchi li ho scolati e li ho rimessi nella padella, nella pentola, scusate. Aggiungo la fondutina. Ne abbiamo fatto un po' troppo, questa la teniamo per la prossima volta che saremo in hangover. Ok, mescoliamo bene, togliamo dal fuoco e grattugiamo un po' di parmigiano. Come quarto formaggio.
Ok, eccolo qua. Lascia, ecco, questo è un consiglio importantissimo quando fate questo tipo di preparazioni. Quando fate tutte le paste fresche, soprattutto se poi aggiungete dei formaggi, tenete la fonduta o la crema più lenta, quindi più liquida, perché man mano che la mangiate, man mano che il piatto rimane lì, assorbe sempre di più e tira di più la crema. Per cui non arrivate sempre a quello, lasciatela sempre più lenta. Un pelino di pepe, pochissimo, così. E poi mescoliamo. Andiamo ad impiattare i nostri golosissimi gnocchi ai quattro formaggi. Guardate qua. Stanno solo aspettando di essere mangiati. Finiamo il nostro piatto con il nostro segreto, che vi ho confidato, un pizzichino di pepe. E voilà, il nostro piatto è pronto. Non ci resta altro che assaggiarli. Prendiamo un po'. Saranno gustionanti. Che vi devo dire, ragazzi, gnocchi quattro formaggi, una garanzia, che siate in hangover o meno, se li preparate non sbagliate.